che vengono fusi, rifiuti elettronici, i cavi bruciati, no, dell'isolante per portare via il Capoluogo. rame. Cioè, c'è povertà, è un degrado pazzesco. Sono delle immagini che capiscono molto, ma io ho avuto il coraggio di andare lì, documentare e vedere, ma qui che c'è questa schifezza, cosa c'è? C'è qualcosa di buono? E ho trovato anche lì delle buone pratiche, qualcosa che nasce da questi posti. Però solleva con delle immagini molto forti un problema, che è quello della sostenibilità del nostro, vabbè, modello consumistico. Io volevo restringere un po' la nostra visuale un attimo su alcuni campi ben definiti, anche per poter magari ragionare con più precisione a cosa eventualmente poter fare. E quindi non stiamo troppo ampi, perché effettivamente c'è di tutto. Magari un piccolo pizzichino di spunto sul discorso plastica lo possiamo fare con Carlo Fonda. Innanzitutto abbiamo Carlo Fonda, Ciao a tutti. Buonasera, che coordina, fondatore della Minimal Caffè di Alessio. Trieste, e dirige il Fab Lab Osservatorio di plastica. Scientifico Avido di consumatore. Miramare a Trieste, Centro di Fisica Teorica, STDP, Basta. quindi, no, Consumatore di divulgatore, plastica. bravo, studia, si impegna. Bravo ragazzo, non si impegna però. Bravo, ma non si impegna. E poi abbiamo invece Alias, che invece ha fondato, ha Sì, cofondato sì, sì. il MITLAB Hackerspace. È un hacker di quelli. Prima Prima ancora ha ancora, fondato la zona ASGO, Gorizia. sì, Asco. esatto, un hackerspace a Gorizia, solo Non che. soddisfatto. Gorizia è tipo il Molise, no? Diciamo, è una Una cosa. disgrazia. Non si sa se era la quarta, la terza. Quante province No, ha? eravamo in una decina, Una Gorizia. decina, Non ecco. male. Eh sì. Comunque, un hacker di quelli. 80% della popolazione. Di quelli puri, nel senso che prendono la roba elettronica che non sai cosa c'è dentro e scoprono cosa c'è dentro, no? E poi la modificano a loro Diciamo che piacere. prendiamo le cose, le smontiamo e poi qualche volta le Le montiamo rimontiamo. anche. Ok. Allora, il discorso che volevo fare io è questo. Allora, sempre che mi piace volare alto e poi andare giù, magari. Allora, quello che mi chiedo io, ma anche personalmente, no? Siccome cerchiamo di fare campagne di sensibilizzazione, no, di vario tipo, però su un problema come quello del rifiuto elettronico, pensiamo solo allo smartphone, ecco, c'è ad esempio un progetto che lavora molto su questo, che è il progetto, perché diciamo che l'industria della telefonia ovviamente traghetta parecchio, amplifica questo problema, no? Allora, ovviamente quando c'è un problema ci sono opportunità, quindi ci sono aziende che possono sposare un'etica, ma comunque avere un modello di business. Ma è un problema sentito, sempre più amplificato appunto con il fatto che anche i cellulari li compriamo, li buttiamo, e non durano, non vengono fatti durare, insomma, in qualche modo c'è un modello che ci spinge a buttare via dell'elettronica e non lo vediamo questo, non lo vogliamo vedere. Però è un problema grosso. Allora, quello che mi chiedo io è questo, e poi passiamo a un piccolo, forse ragionamento micro sul discorso plastica, che però vorrebbe veramente una conferenza a parte. La domanda, e quindi il pannello che volevo fare con loro è questo: quanto possiamo effettivamente fare noi come singoli con la buona volontà, e lo potremmo declinare anche con la raccolta differenziata, con un sacco di altre condotte virtuose che potremmo impiegare, ma possiamo ragionare sul fatto quanto posso sforzarmi di fare, fin dove posso arrivare, e quanto invece ho bisogno in qualche modo di arrivare a un impatto sistemico o di scomodare addirittura istituzioni, governi, eccetera, eccetera. Perché ho capito, vorrei anche poter educare gli altri, però realisticamente. Facciamo un esempio. Non troppi anni fa abbiamo parlato come LUG, perché in quel momento valeva, sulla pratica del thresher, cioè computer datati, grazie a Linux, no, che non è un chiod, cioè che non è pesante, li puoi riutilizzare per fare qualcosa. E fino a un certo punto dell'evoluzione tecnologica andava bene, nel senso, un computer funziona ancora, perché devo buttarlo via se funziona? Questa cosa è diventata impraticabile adesso. Perché? Perché sono nate delle architetture hardware, no, tipo Raspberry Pi, no, l'architettura ARM, che ha un'efficienza energetica molto elevata, cioè consuma poca energia, è semplice, compatta, e non uno scafandro di computer vecchio, per cui ha senso recuperare un brontosauro che consuma con una centrale nucleare per fare una cosa semplicissima che oggigiorno la può fare un microcomputer a basso costo che consuma niente?
Anche qua sì, i tempi corrono velocissimi, alcune pratiche che magari erano virtuose 5 anni fa adesso sono un disastro. E allora, primo vorrei iniziare a ragionare con Alias sul discorso, perché lui ad esempio con il suo gruppo hanno organizzato, ho provato a organizzare, non so se uno o più, Repair Caffè. È una sorta di appuntamento sociale, anche lì parliamo sempre di anche di attività di rigenerazione sociale, se vogliamo, certo. Degustazione. In cui sì, allora, racconta tu sì. Che cos'è, dai. No, no, prendo direttamente la parola. No. Sì, diciamo, è un momento che sia utile dal punto di vista, diciamo, prettamente ecologico, quindi si riutilizzano cose, sia anche dal punto di vista diciamo sociale, nel senso insegniamo a riparare, quindi c'è questo momento di insegnamento dove si combatte quella paura che magari uno ha, restart project. Sì, anche io mi confondo sempre, quindi diciamo c'è questa paura forse un po' istintiva di oh mio Dio, non voglio toccare, non ha, soprattutto diciamo dopo che magari la garanzia dal produttore è scaduta, quando alla fine, nel senso, è quasi stupido non voler aprire e provare a riparare da solo le cose, soprattutto perché la maggior parte delle volte i guasti non sono impossibili, anzi di solito si guastano i componenti macroscopici, per così dire. Quindi diciamo questo Restart Project, che abbiamo conosciuto ancora come ASGO alla prima Maker Faire a Roma, perché eravamo compagni di stand e quindi ci siamo trovati. Loro avuto una visibilità improvvisa. Esatto. No, ma loro sono un gruppo che loro sono basati a Londra, però in verità hanno la maggior parte sono italiani. Sì, sono italiani, due su tre i fondatori sono italiani. Quindi loro hanno organizzato questa cosa qua, hanno avuto poi anche un bel po' di trazione, che sono queste restart party, le chiamano loro. Noi ne abbiamo organizzate un paio con noi, e poi abbiamo aperto una collaborazione col Bricofer di Trieste, e quindi le organizzavamo proprio all'interno della loro sede, ne abbiamo fatte un paio anche lì. Quindi sono momenti, noi ci pubblicizziamo un po', quindi chiunque può arrivare lì, portare le proprie cose guaste e insieme le apriamo e proviamo a vedere se si riesce a riparare. Ovviamente ci sono limiti, come dicevo anche lui, che se ti porta la lavatrice è un po' complesso. Quindi di solito si tende a riparare magari piccoli elettrodomestici e cose del genere. Per esempio il guasto è quello del computer, del MacBook. Ah. Quindi c'era un guasto abbastanza comune di quasi tutti i MacBook che sono i portati da Apple col MagSafe, che è il connettore di alimentazione. Quindi questo, facendo un po' male contatto, eccetera, eccetera, si scalda, e poi quello che succede è si spacca l'isolamento. E quindi ci sono dei prodotti, come il suo gru, per esempio, che è una specie di polimero, un po' simile al silicone, però all'inizio, prima di curare, sembra un po' pongo, quindi puoi modellarlo tu con le mani e poi in 24 ore si cura, diventa una consistenza simile al silicone, incolla. E quindi anche il Restart Project è nato come proprio loro si sono comprati un po' di pacchetti di sugru e si sono messi lì a ripararsi i cavi di alimentazione, tutti i tipi, diciamo, no? tutti quelli che si rovinano. Con questa cosa qui li rifai, ecco, proprio come quello che vedete là sopra di 8 Life Hacks, no, quello più su, questo qua. Quindi in questo modo tu riesci a riparare i connettori, perché sia quelli del anche questo, che è quello, il jack da 3 mm e mezzo, che sono quelli dell'audio. Sono il tipico failure mode delle cuffiette. Io ho avuto un po' di cuffiette. La maggior parte parte proprio il connettore, poi perdi una e dopo devi metterti lì a giocare. Ecco, questo è un modo per ripararli, diciamo. Poi il modo definitivo è tagli e risaldi. Anche questa è un'operazione, nel senso, è facilissimo farlo se sai come farlo. La maggior parte delle persone butterà via le cuffiette. Certo, magari le cuffiette le paghi 5 euro, però è comunque un rifiuto in più da processare. No, ma quello è il modello, no? Esatto. Che poi appunto ti conviene di buttarlo via. No, nel senso, e lì, infatti. Esatto, la pila e lì si impila. Di sciarpame. No, nel senso, dicevo che se costa 5 euro uno è anche molto più motivato, nel senso di dire, boh, vabbè, tanto cosa vuoi che sia. Poi se tutti lo fanno, ovviamente questo diventa un problema. Mentre con 30 centesimi di connettore e 5 minuti col saldatore, vedi subito.
come riesci a salvarlo. Queste cose qui si applicano a X cose. La cosa più divertente, nel senso, è proprio cercare di giocare su queste situazioni ed effettivamente cercare di recuperare cose che altre persone hanno buttate via. Quindi così si parlava anche della parte di... Sì, lei mi è venuto in mente, però adesso non ho... Ecco, quello non ho salvato tante cose che avevo salvato, però ve lo dico a voce, che riguarda il design. Avevo visto un esempio, però adesso quale città nordica virtuosa l'aveva applicato, sono sempre a nord, quelli che fanno... Era una sorta di centro commerciale, no? Una sorta di Ikea, in cui però, come materia prima, come anziché arrivare prodotti finiti, dietro, fate conto, questo centro commerciale, arriva il ciarpame, no? Tipo isola ecologica, ecco. Collegata con, fate conto, un Fab Lab e dei designer, e il compito di questi designer è prendere i prodotti dell'isola ecologica e con la loro capacità di progettazione di una macchinetta che si sta con la loro capacità di creare qualcosa di bello, di valore, no? Da un rifiuto ci vuole una progettualità, no? Vedere cosa posso per fare un upcycling oppure un recupero, un riuso intelligente, ma bello anche. E quindi i prodotti in vendita di questo centro commerciale sono tutti ricavati da rifiuti. E questa è una cosa bellissima, secondo me, che però con il rifiuto elettronico forse non è così semplice. Perché è vero, verità... che avete vinto, ad esempio, un premio alla Maker Faire con un sismografo ricavato da... Sì. Da hard disk, sì sì, da vecchi hard disk, quindi abbiamo sfruttato un meccanismo che è il meccanismo che sposta le testine sul disco in maniera inversa, quindi di solito cosa succede? Di solito c'è il controller che applica una tensione a queste cose e in base a quanta tensione li metti loro si spostano in avanti e indietro. Noi li abbiamo utilizzato al contrario, quindi abbiamo fissato un pesetto sulle levette e questo con la vibrazione dell'onda sismica induce una tensione su ai fili, diciamo, ai capi dell'avvolgimento, e questa cosa qua è misurabile, è amplificabile e quindi diventa un segnale vero. Questo è uno dei modi, insomma, in cui che mi ha visto col Dremel a tagliare dei dischi, che è stato molto divertente. Sì, però insomma, dimmi se sbaglio, cioè è un compito a paragone di quello che magari può essere. Sì, per esempio, diciamo rifiuti, dove il materiale, non rifiuti, ma la materia, esatto, prima secondaria, diciamo, dell'isola ecologica non è il rifiuto elettronico, perché ormai le schede, voglio dire. Allora, riutilizzare componenti a sé di solito è, cioè, non è il massimo, in verità, è difficile, perché tante volte devi appena, soprattutto con i componenti di adesso, che sono molto piccoli e non hanno, tanti non hanno l'identificativo completo, quindi tu non sai neanche che componente è, perché lo sai quando lo compri, ma una volta che lo monti non riesci a ricavare, a tornare indietro, quindi a ricavare il valore iniziale, diciamo, del... sì, purtroppo. La cosa che riesce a salvarti un po' sono magari i connettori, quindi la parte più grande, la parte che dà verso l'esterno. Queste cose qui, talvolta, se ci sono magari qualche connettore un po' più raro, riesci a salvarlo. Però volevo dirti che anche per il rifiuto elettronico ci sono persone che riescono comunque ad applicare il proprio senso di design e fare prodotti anche con rifiuti elettronici. Per esempio c'era, come si chiama quello del Fab Lab Veneto? C'era questo ragazzo che si è fatto la borsa con i floppy. Quindi i floppy agganciandoli insieme si è fatto una borsa. Si è fatto una borsa Federico con Marcon. Federico Marcon. Okay. Ecco. E quindi, insomma, ci sono anche queste cose nel rifiuto elettronico. Però qui l'anno scorso. Okay. Quindi diciamo, ci sono anche queste cose, però sono più rare. Perché esatto. Volevo essere realistico. E un'altra cosa, no, adesso non lo trovo, però nel blog di Fairphone loro praticamente avevano avviato una campagna in cui dicevano proprio: vi ritiriamo i vostri cellulari vecchi perché torniamo a ricavare i materiali, i minerali preziosi, specialmente i metalli, che sono nobili anche se in piccolissima percentuale, e loro avevano avviato un programma di questo tipo, probabilmente anche con una struttura che potesse sostenere un'attività del genere. Sì, tu dicevi, ci sono anche obblighi di legge, credo, in questione, sì, per cui i produttori una certa sono in qualche maniera obbligati a favorire almeno il recupero degli oggetti, non dico il recupero dei componenti, ma
il riprendersi in casa l'oggetto venduto obsoleto, per fortuna. Qui è dove il, diciamo, un'attività di sistemica, diciamo, è più importante, perché qui ti vogliono delle macchine che sono un po' specializzate, capaci di separare i vari metalli. Qui è dove ovviamente ci vuole un investimento e dove si può ricavare anche un business model, perché alla fine ci sono aziende che esistono che fanno recupero di materiale elettronico. Tra l'altro mi pare proprio a Gorizia, non so se è ancora viva, ma anni fa c'era una... O in Molise. Esatto. c'era un'azienda che faceva recupero proprio di materiale elettrico, dove mi sono intrufolato una volta. Sei intrufolato? Non mi ricordo il nome. No, non mi viene in mente. Beh, sì, mi verrà in mente. No, alla fine, voglio dire, appunto, riusciamo a proiettare una nostra visione, oppure quanto a naso, diciamo, dai, adesso siamo così molto in libertà, il singolo effettivamente può incidere con le sue buone pratiche, o c'è bisogno di qualcosa di più? Io ad esempio, vediamo, tra quelli ce l'ho sicuramente, aspetta, da qualche parte, no, eccolo qua, un articolo in cui comunque un fenomeno in cui si specialmente legato, attenzione, questo è interessante come visione di quello che sta succedendo e potrebbe evocare uno scenario interessante, il fatto che tanti progetti di elettronica si appoggino a campagne di crowdfunding, quindi debbano raccontarsi e raccontare per forza di cose anche un'etica, perché se io non ti convinco che il mio progetto vale in qualche modo, non solo come prodotto ma anche come valore intorno, allora notiamo che magari con l'emergere di queste campagne, di questo nuovo modo magari di proporre i prodotti, c'è una maggiore, per forza di cose, non perché sono bravi loro, gentili, ma perché sentono una necessità di raccontare un valore, qualcosa di più che hanno loro rispetto al prodotto di massa. Allora questo può essere interessante. Sì, allora diciamo, in termini di cosa può fare ognuno di noi, purtroppo nel campo dell'elettronica uno... è difficile perché alla fine l'unica cosa che potrebbe venirmi in mente è separare magari le batterie, la parte di batteria dalla parte del rifiuto elettronico stesso, e quindi processare la batteria già direttamente come batteria, perché sennò ovviamente devono separarla loro. Mi pare la best practice, l'unica best practice. Comunque la piccola riparazione vale la pena farla. La piccola riparazione vale la pena farla, così come hai giustamente detto tu, con hardware vecchio vale la pena valutare se il gioco vale la candela, nel senso io posso avere il mio Pentium 3 che gira benissimo con Linux, può farmi da media center per esempio, però consumerà 300 watt, dove una Raspberry Pi farà lo stesso lavoro, probabilmente un po' meglio, e ne consuma 15. Sì, la differenza è detta in francese. La differenza è abissale, soprattutto in questi ambiti. Immagino che adesso, cioè man mano che progrediremo, dove probabilmente la legge di Moore inizierà un po' a calmarsi, questo discorso tornerà, secondo me, in utilizzo. Nel senso, la vita media di un computer, secondo me, potrebbe iniziare a durare un po' di più. Già il mio portatile, posso dire che l'ho tenuto adesso 10 anni. Ha fatto 10 anni. E poi adesso ne ho comprato uno nuovo, perché proprio... Fortunatamente il mercato è profondamente cambiato, nel senso che ormai i PC ormai sono... Alla fine sì. Rispetto ai device mobili. Se tu guardi le caratteristiche tecniche, alla fine quello che è salito su è la durata della batteria. Quindi la potenza si è diminuita, però alla fine come caratteristiche tecniche siamo sempre lì, quantità di RAM, disco. Il computer di 5 anni fa ormai non è troppo distinguibile da uno di oggi, esatto, il problema sono i cellulari oggi, esatto. Invece lì, hanno sì. Un tempo medio di vita che è, diciamo, inferiore più o meno quello fissato dal produttore, ovviamente, esatto. Perché c'è il modello nuovo che fa cose che il modello vecchio non faceva. Okay. Segniamo velocemente il discorso. Un tentativo all'interno del Fab Lab, comunque nel piccolo, perché parliamo sempre di quanto magari nel piccolo riusciamo a fare. Avevi avviato, deve anche essere poi realizzato un progetto che è Precious Plastic, di un set di macchine open source per poter effettivamente recuperare la plastica e rilavorarla. Ma tu nel tuo piccolo racconta il progetto. È molto anche visuale la cosa. Allora, noi in Fab Lab non buttiamo mai via la plastica, diciamo, i supporti, i pezzi venuti male, li salviamo perché vorremmo recuperarli. Vorremmo diverso da lo facciamo, però ci troviamo con
Abbiamo un buon metro cubo di plastica che sta lì in attesa di essere in qualche maniera recuperata. Quindi in 4 anni di vita, diciamo, abbiamo accumulato un certo numero di chili, diciamo un 50 kg di plastica, che se non fossimo esistiti non sarebbero entrati nell'ambiente, in qualche maniera. Non è che stiamo gettando nel prato, perché sono nei loro contenitori separati fra PLA, ABS, un poco di nylon che abbiamo stampato, diciamo, di PET, però il problema è visuale, nel senso, io li tengo apposta in vista, o dove ho l'espositore degli oggetti, la colonna in basso c'è, cioè un mobile IKEA di quelli con i cubi, c'è i cubi pieni di plastica, che è lo scarto. Per cui dici, queste sono le belle cose che abbiamo stampato, sotto vedi anche il byproduct, quello che è venuto assieme agli oggetti stampati, quindi porti i pezzi venuti male, le prove, i test, quello che alla fine era sbagliato perché era disegnato male. Uno dei video, scusa, deve anche era per sensibilizzare, non stampate cazzate, nel senso, perché la gente dice, ho la stampante 3D, adesso stampo il Pokémon e dopo lo butto, cioè. Però alla fine è come dire, no, non giocare col cellulare, certo, però alla fine la gente lo fa, quindi il problema è lì, tanto è importante rendersene conto, ecco, se noi il materiale se lo buttassimo via ogni volta non ce ne saremmo mai accorti, occhio non vede, cuore non duole, com'è, e quindi il problema non esiste, invece no. Non è vero, il problema esiste ed è tangibile, insomma. Noi abbiamo iniziato appunto un progetto costruendo un estrusore di filamento, il tritatore, lo shredder di filamento o di pezzi, insomma, quindi si trita, si fonde, si rifà il filamento, l'abbiamo fatto come esperimento, non è una pratica sostenibile, perché anche, diciamo, automatizzandolo, anche siamo fatti anche l'avvolgitore automatico di bobine e tutto, però produrre 1 chilo di filamento dagli scarti richiede una giornata praticamente di lavoro dell'estrusore, un sacco di potenza elettrica, comunque un bel po' di pratica all'inizio, di calibrazione e taratura. La plastica deve essere bella omogenea, quindi se sono scarti di 1000 colori diversi non viene fuori un bel risultato, a parte il colore, ma proprio anche la qualità del polimero. Quindi, diciamo, alla fine, dal punto di vista pratico, è più un atto dimostrativo che un atto reale. Infatti noi, io continuo ad avere il mio metro cubo di plastica non trattata lì, che rimane un monito, esatto, a dire faremo qualcosa, però non la stiamo trasformando in filamento. Continuiamo a comprarlo, ci costa di meno di tempo e di soldi comprarne di nuovo che riciclare il vecchio. Che non significa che non troveremo qualcosa da fare, sono dei bellissimi progetti, tra cui, se vedete, Perpetual e Precious Plastic, c'ha le macchine, non solo l'estrusore di filamento, c'ha i bellissimi stampati, injection molding, quindi la diciamo, questa specie di pistone in cui ci metto i miei pezzi di plastica di scarto, lo scaldo, lo sciolgo, lo premo, e questo estrude plastica fusa in uno stampo e mi fa l'oggetto impresso fusione, diciamo. Quello è un ottimo utilizzo, per esempio, di una plastica di scarto di stampa 3D, perché ne faccio fuori chili in una volta con un'unica operazione, un po' di energia ce la devo mettere, ma è molto più efficiente alla fine il risultato, bisogna costruirsi la macchina. E poi ti vengono loro effetti, che stanno per fare effetti carini, sì, tipo. Sì, no, la cosa figa è questa, perché dopo le creature, ecco, siccome magari il maker non è un designer, no? Allora la comunità si è popolata di chi, certo, una volta che tu hai dato degli strumenti comunque per poter recuperare, il bello è, facciamo delle cose fighe, perché se ti faccio... Ah, ma è fondamentale, noi in FabLab, una delle ragazze che fa l'assistenza tecnica è designer, e quindi usiamo molto la sua capacità di design, perché effettivamente è bello dire sì, il valore etico è tutto, dobbiamo convincere la gente a fare le cose, ma se gli fai fare una cosa bella è molto più facile e lo faranno tutti felicemente. Se devono fare una cosa perché è giusta ma è brutta, lo fai una volta, ma alla fine non è che hai cambiato il mondo. Quindi il lato estetico è molto importante. Se devo pensare a un utilizzo, diciamo, di materiale di recupero o di plastica di recupero, devo fare qualcosa che sia valido, che sia bello, che sia molto utile o comunque migliore di quello che potrei ottenere comprando, altrimenti come al solito è un bell'atto dimostrativo, ma l'effetto pratico è nullo. E quindi tutte che ci siamo a raccontare che facciamo delle belle cose, sì, ho fatto 1 metro di filamento riciclato, ne ho comprati altri 200 perché mi è più comodo, alla fine non ho migliorato la situazione del mondo, insomma. Okay. Quindi dal mio punto di vista la plastica rimane un problema, ovviamente, certo, si cerca di utilizzarne giusto, non di sprecarla e di utilizzare la plastica migliore. Le stampe in ABS le abbiamo praticamente quasi abolite in FabLab, stampiamo quasi solo in PLA, perché alla fine la necessità di modelli robusti, meccanici, infrangibili non è così grande.
molto spesso, 90% dei casi, che l'ha va benissimo ed è una pratica ecologicamente molto più sostenibile, ovviamente. Però anche lì, prima o poi, bisognerà pensare di costruire quella famosa macchina appunto per la zona caldo e injection molding e fare, farci degli oggetti. Sì, diciamo che anche un discorso, all'inizio dicevamo anche il bilancio energetico, nel senso facciamo una fatica a recuperare. Io ho citato stamattina il discorso, quel progetto per ripulire l'oceano, fatto per un ragazzo giovanissimo. Cioè, lì è un disastro, nel senso, perché comunque certo, la plastica anche lentamente si degrada, diventa piccolissima. Non è solo quella che galleggia nel sì. vortice in mezzo all'oceano, ma è quella che in microparticelle sì. hanno inquinato tutti gli oceani del mondo. L'atollo più remoto, dove non c'è una bottiglia che galleggia, ma sul fondo della spiaggia ci sono le microparticelle che sono dannosissime per tutti. Una serie di ecosistemi fondamentali per il pianeta, insomma, pensiamo a reef, corallini, ai pesci, insomma. Domanda finale, così veloce però definitiva. I laboratori come i vostri, Hackerspace o il FabLab, possono favorire il ripensamento del modo in cui si riesce a riprogettare, in cui si progetta attualmente, nel senso in cui ci si affida in qualche modo? C'è questa capacità, penso, non tanto alle macchine ovviamente, ma alle persone, che alla comunità che si riesce a creare dinamiche, c'è questa, vedete, c'è qualche discorso? Io sono ottimista. Sì, non ho molto ben capito cosa intendi, nel senso, stai parlando di obsolescenza programmata o... Beh, dipende, perché se parliamo di plastica ovviamente, beh, sì, certo, sì. Se parliamo di elettronica, ovviamente l'aspetto è diverso, però voglio dire, è utilissimo ovviamente tutto quello che succede all'interno di questi laboratori, si riesce ad incidere, diciamo, a un livello che vada un po' oltre l'aspetto amatoriale adesso, sul lungo periodo credo che culturalmente si vada ad incidere sulla forma... Allora, secondo me dal punto di vista elettronico, diciamo, stimolando un ambiente dove la riparazione è per le cose che vale la pena riparare è stimolata e comunque consigliata, secondo me quello aiuta molto. C'è anche da dire, nel senso che l'altro lato, quindi per così dire, parlando di obsolescenza programmata, per esempio, soprattutto nel campo smartphone, per esempio, sono cose dove effettivamente non è che riesci a salvare più di tanto, perché è proprio la tecnologia che va avanti così velocemente che alla fine... Un po' il mercato, non solo la tecnologia. Beh, anche certe sì, scelte. Ok, certo, sì. Però, diciamo... Sì, sono d'accordo. Puoi anche riparare il telefono di un anno fa, ma rimane il telefono di un anno fa. Esatto. Mentre le cuffiette riesci a ripararle, mentre il connettore del computer riesce a ripararlo, più le cose diventano piccole, più le cose diventano veloci nello spostamento, diciamo, nel tempo, più diventa difficile giustificare una riparazione, diciamo. Secondo me è anche un problema di mercato, in effetti. Cioè, il grosso mercato della produzione, in questo caso elettronica, oggi sono il mobile, cioè cellulari, diciamo. I soldi si fanno lì. Parte, sì. Quindi io, grande produttore internazionale, indifferentemente, voglio che la gente le compri di nuovo ogni anno, altrimenti io faccio? Ne faccio uno perfetto e per adesso in poi nessuno lo compra più. No. Quindi li comprano tutti e poi si ripensano. Perché oggi i PC durano di più? Perché non c'è più interesse a vendere uno nuovo ogni anno, perché non sono lì che si fanno i soldi. Quindi alla fine il nostro potere, io sono ottimista, però il potere del singolo è molto limitato. Il potere del singolo si misura col portafoglio. Io, diciamo, voto con i miei soldi. Se acquisto qualcosa che sia un modello etico migliore, diciamo, in qualche maniera indirizzerò. Però ovviamente è la solita goccia nell'oceano. Non è pensato dell'approccio modulare, ad esempio, di un progetto, ok, di nicchia? È bellissimo, ma impraticabile. È di nicchia. No? Il problema è questo. Quanti milioni di cellulari non così si vendono per ogni singolo cellulare di questo che è stato venduto? In alternativa, quanto paghi, quanto in più paghi la possibilità di averlo modulare e quanto la gente è disposta, diciamo, a... Ma diciamo anche nell'ipotesi, fosse il cellulare modulare perfetto che costa la metà di quello non modulare, devo portare sul mercato. Certo, sì, qualcuno deve avere la forza un po' e anche l'interesse a diffondere questo e non l'altro che invece però ogni anno io ti posso rivendere. Perché uno dovrebbe farlo solo per motivi etici, non per motivi di soldi ovviamente, ma non gli conviene. Quindi da quel punto di vista, anche lì, parliamo di Hackerspace e di FabLab, sono club d'élite, perché nell'Hackerspace e nel FabLab ci girano intorno quanto 200 persone, diciamo. Ok, quanti abitanti ha la città? 200.000. Allora non siamo la massa critica
che facendo le cose le cambia. Non è il fatto che noi ricicliamo o riutilizziamo un materiale che permetterà di cambiare il peso della bilancia. No, beh, singolo Fab Lab, no, dicevo, sì. Non è neanche, sì, ma anche tutti i Fab Lab italiani. Abbiamo un impatto, diciamo, come rete, comunque. L'impatto è culturale. Con la divulgazione. L'impatto comunque è culturale. Sì, l'impatto è esatto, sì. I nostri 200 persone che sono in grado di saldarsi, di ripararsi qualsiasi cosa, però oltre a fare quello anche trasmettono un messaggio al quartiere, al condominio, ai compagni di scuola o di lavoro, allora sì, lì si può avere un impatto. Cioè, l'impatto si misura culturalmente, non sul lato pratico. Ovviamente le due cose sono legate, se io non sono il primo a saldarmi le cose rotte, non posso andare a raccontare al mio vicino che è bello farlo. No, è un problema così, bisogna secondo me creare un'opportuna rete comunicazione tra tutte queste entità che spesso, come dire, esiste in teoria ma non sempre in pratica. E diciamo qual è l'esperimento sempre David Gatkins sul camp, è riuscito dal punto di vista con Precious Plastic ad arrivare comunque a un risultato interessante a tante comunità nel mondo, mentre sempre un suo progetto che è quello PhoneBlox, quello di ipotizzare un telefono veramente modulare a mo' di Lego, di blocchetti, che Google ci ha anche provato con Progetara, però alla fine cioè non era funzionale, nel senso, cioè, la prova di caduta, il telefono si sgretolava e quindi non ci siamo arrivati. Però la sfida, come abbiamo detto, probabilmente possiamo tirare l'assunto adesso sul mobile, perché il computer in effetti è in una fase calante, diciamo. Sì, il computer è una tecnologia non sul tramonto, ma insomma si è standardizzata per un certo uso professionale ormai, se vogliamo. Mentre oh, un giovane studente. Domanda, io vorrei. E allora vieni qua. Dai. Bastiano, mestre del Crunch Lab, che è un altro fondatore Lab, di fondatore, altro di fondatore di tanti Fab, di tanti di Dino Lab, sì. Allora, di mobili, dei pannelli di legno e dei connettori. Ah, che ce l'abbiamo qua nel dispositivo. Uno in mostra qui, se volete vedere una piccola. Questa no. L'azienda che praticamente produce solo i connettori. Dopodiché una persona nel Fab Lab più vicino è creare con la presa i pannelli e li assembla e assembla vari tipi. Cosa importante da tutto che quando mi sto il mobile posso fare con il connettore e posso anche fare pannelli anche per farci a un altro progetto interessante è Fab Lab House, che è una casa progettata da di architettura di Cattolica Barcellona. È una casa anche in questo caso con fare super fare in anche qui è interessante perché la casa ha un suo ciclo alla fine può essere fatta. Come ultimo momento, sarei però fatto la sua proposta alle cose a quelle città che producono, che sono in grado di la teoria di produrre tutto quello che consumano, ma anche di smaltire tutto quello che consumano. Quindi c'è il sito. Che è un progetto per ora molto teorico, ma tanto da sempre ti singolare? E allora adesso, ecco questo, CC?
lì c'è un volto alla rovescia dove il potenziamento si stabilisce in 40 anni in un momento anni in cui la teoria essere in grado di è una suggestione dai di produrre 40... tutto quello che consumano e di e questa è una tema teorica è anche una visione utile spunto di discussione. No, indubbiamente comunque la tecnologia di fabbricazione digitale e la sempre più distribuzione capillare di laboratori come Fab Lab democratizza sempre di più la manifattura e quindi dà effettivamente sostiene un po' la suggestione, l'ipotesi, la visione. Comunque non è troppo teorica. Hanno prodotto qua. Quelle città che avete, che sono tutte lì, che sono città in cui comunque hanno aderito a e stanno contribuendo a sviluppare questi studi show me the code ma c'è un manifesto sul materiale oltre al counter? Sì, nel sito ci sono diciamo le siti ok comunque in generale quello si dice, anche per commentare su questo non sembri che siamo troppo pessimisti, cioè no, è difficile nel senso... come individuo fare molto, però ci sono anche dei punti di vista nel senso positivi verso il futuro, io li vedo soprattutto proprio guardando anche lì ad ampio spettro la tecnologia, stiamo approcciando un periodo in cui si passa dalla produzione di massa alla produzione customizzata, perché adesso le tecnologie ce lo permettono. In realtà la produzione di massa non è l'ottimale che l'uomo ha sempre voluto ottenere, è temporaneamente stata la situazione ottimale perché non si poteva fare di meglio, però noi intrinsecamente, ciascuno di noi vorrebbe sempre avere l'oggetto personalizzato, fatto, cioè il ricco nobile del Medioevo aveva l'artigiano che gli faceva l'armatura cesellata, non avrebbe voluto l'armatura standardizzata di massa. La scelta perché? Perché l'industria produce oggetti migliori facendoli in grande numero e con tutto un insieme di bassi costi, certo, però diciamo sempre con tutto un insieme di sovrapproduzione, produzione di cose inutili, di smaltimento. Prego? Sì, no, migliori dipende quello sì, che fai a dipende dalla scala, sì. Certo, però il fatto di avere oggi tecnologie come la stampa 3D, ma non solo, anche elettronica riconfigurabile, tanto per fare un esempio, che permettono di ottenere sempre a costi bassi, sempre con un'efficienza industriale, ma oggetti molto più personalizzati, dovrebbe, la mia visione è un po' forse naif, ma insomma vorrei vedere anche ottimista, ecco, portare a una riduzione dell'impatto che abbiamo sull'ambiente, sicuramente. Più cose di quelle che è necessario e magari non perfettamente ottimizzate. Riuscire a produrre le cose giuste nel momento in cui servono, per la persona a cui servono, ottimizzate per lo scopo che devono eseguire, insomma, dovrebbe aiutarci a ridurre il problema degli smaltimenti, del rifiuto, del riciclo. Cioè, il miglior riciclo del materiale è non aver prodotto quel materiale fin dall'inizio, a parte il problema degli imballaggi o di queste cose qui, però il non produrre qualcosa che non è ottimizzato è il primo passo per non doverlo poi riciclare o recuperare o rifare, insomma, il miglioramento della tecnologia da questo punto di vista di oggi, che è raggiunta la saturazione, la legge di Moore ha quasi saturato il fatto di fare più cose a meno costo, no? Oggi si guarda oltre, si guarda a fare le cose personalizzate, insomma, quello secondo me è un punto di vista che dovrebbe far guardare ottimisticamente al futuro, ecco. Ottimo, bene, direi che siamo giunti abbondantemente al termine. Vi ringrazio dei contributi. Grazie. Ovviamente è un piccolo contributo di riflessione che ci possiamo portare a casa nel nostro piccolo un po' elaborare, direi. E vediamo che magari il prossimo anno riusciamo a raccontare qualcosa che è migliorato e cambiato su questo fronte. Mi piacerebbe un po' espandere anche su questo tema perché sì, un po'. Non tocca bene nel senso perché non lo vogliamo vedere, non lo vediamo, non è lì, però. Sì, è veramente dietro l'angolo, quindi
Tutti ci possiamo impegnare un po' di più a, a ragionare sul problema e a parlarne, perché sì, il primo passo è sempre quello, riconoscere che c'è un problema, diffondere, diciamo, la conoscenza, e da lì escono poi anche le idee che portano a risolverlo. Benissimo. Bene, grazie. Grazie. Grazie a tutti di essere arrivati fino alla fine. E...